Benvenuta Simona Losi, responsabile sviluppo del territorio del Comune di Pero. Se qualche professionista o qualche cittadino d'ora in avanti troverà qualche difficoltà o problema nell'inserire la pratica telematica, a chi dovrà rivolgersi e dove? Allora, il cittadino, per le pratiche diciamo che può presentare lui senza il supporto di un professionista, può rivolgersi sia all'ufficio, comunque al secondo piano, al nostro ufficio che segue sia l'edilizia privata che lo sportello unico per attività produttive, e chiedere appunto ai colleghi di un aiuto, perché i colleghi diciamo sono stati formati sia anche rispetto appunto alla presentazione delle pratiche, quindi come presentare le pratiche con lo sportello telematico, e sia rivolgendosi al punto Pero, che ha anche un orario di apertura più estesi rispetto agli uffici, e anche lì diciamo gli operatori sono formati per dare un supporto e per anzi guidare, insomma presentare la pratica direttamente. Per quanto riguarda i professionisti, ovviamente ci aspettiamo che i professionisti siano più dotati, cioè più diciamo attrezzati, anche perché molti comuni, altri comuni hanno già, si sono attivati con sportelli telematici simili al nostro, e perché poi anche con loro abbiamo anche avuto dei momenti in cui abbiamo simulato insieme la presentazione delle pratiche e abbiamo visto insomma che il riscontro è stato positivo. Inoltre l'immediatezza, la semplicità e l'immediatezza dello sportello, per come è stato diciamo architettato, consente effettivamente l'inserimento delle pratiche in maniera anche molto autonoma. In ogni caso, gli uffici al secondo piano del servizio sviluppo del territorio e i colleghi sono disponibili negli orari di apertura.